Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i The Lovers Path Tarot. L'utilizzo di questo mazzo in questa stesa è quanto mai importante e fondamentale, proprio perché, come avrete anche già visto dal titolo, andremo a chiedere appunto agli arcani maggiori e minori, torneremo insieme, ricomincerà la nostra storia, faremo di nuovo coppia, saremo di nuovo una coppia. Quindi ovviamente questa è una stesa riferita a persone che hanno già avuto una storia, quindi non soltanto una frequentazione, ma appunto una vera e propria relazione che poi si è interrotta, e ovviamente siete qui in questa stesa per cercare di capire se obiettivamente questa storia può andare a riprendere. Storia che può essersi interrotta da poco o anche da diverso tempo. Quindi cerchiamo di capire, con un focus importante, ragazzi, sul presente, che cosa ad oggi questa persona pensa ancora di voi. Se ovviamente mancate a questa persona, se piacete, se questa persona è ancora attratta da voi, se c'è qualcun altro o c'è stata un'altra persona nella sua vita a seguito della vostra rottura, o che magari può aver causato la vostra rottura. Cerchiamo quindi di capire un po' i pro e i contro della situazione, che cosa spera questa persona in riferimento ovviamente al vostro rapporto. Carta fondamentale, il legame karmico tra voi e questa persona, quindi che tipologia di rapporto c'è stato, c'è e ci sarà con questa persona, cioè cosa vi lega effettivamente a questa persona. Un altro arcano fondamentale è il consiglio degli arcani, quindi cercare di capire come potersi confrontare con questa persona e comportare in modo eventualmente da avere ovviamente dei risultati positivi. Ed infine la carta del futuro, quindi se appunto nell'immediato futuro o comunque secondo le tempistiche previste appunto dall'arcano estratto, in ultima posizione, se voi e questa persona appunto tornerete insieme. Quindi, come potete ben capire, obiettivamente questo è il mazzo secondo me per eccellenza, che va appunto a tratteggiare la tipologia di rapporto che c'è stato, che c'è e soprattutto se e che ci sarà tra voi e questa persona, riprendendo ovviamente il tutto dalla mitologia e dalla leggenda, sia appartenente alla cultura occidentale che ovviamente orientale. Di coppie che sono tutt'oggi famosissime, Dante e Beatrice, Amore e Psiche, Didone ed Enea, piuttosto che Re Artù e Ginevra. Quindi io vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente in cui comunque do una spiegazione più dettagliata ovviamente a questo mazzo. Se volete appunto potete cliccare sul link e ovviamente ascoltare l'introduzione in quel video in particolare. Allora, iniziamo dunque con questa stesa, quindi per chiunque si sia sintonizzato, abbia scelto di guardare appunto questo video per il principio di sincronicità, si ritroverà sicuramente anche solo in qualche particolare che possono appunto permettere una riflessione ed un'analisi importante su quello che è stato il passato, ma anche il presente e dunque anche il futuro. Tra voi e questa persona, una persona con la quale c'è stata una storia, una relazione che poi si è interrotta, vi ripeto, o da poco tempo o da molto tempo, ed ora dunque siete qui a chiedere se voi e questa persona tornerete insieme come coppia ovviamente, oppure se ripartirà sotto una forma differente, un'amicizia oppure una semplice frequentazione. Cerchiamo un po' anche soprattutto di capire questa persona, quindi l'altra persona, come sta vivendo appunto il presente lontano da voi. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto. Allora, io lascio il mazzo in questa posizione, cerchiamo di rimettere le carte in una posizione appunto più consona in modo che possiate comunque vederle bene, anche se comunque ragazzi sapete che io comunque ve le faccio sempre vedere una ad una portandola proprio davanti alla telecamera. Allora iniziamo con la prima posizione, ossia appunto il presente della situazione, cioè questa persona come si pone nei vostri confronti, cosa pensa ancora di voi e ovviamente del tempo trascorso lontano da voi. In questo caso abbiamo, ecco, la regina di spade. Allora, iniziamo immediatamente con una presenza ovviamente ostacolante, quindi questa persona potrebbe avere un'altra compagna o comunque potrebbe frequentare un'altra donna. Ovviamente nel caso in cui voi appunto lo sappiate, vi do la conferma del fatto che appunto questa persona abbia un'altra compagna. Nel caso in cui ovviamente voi non ne siate a conoscenza, sappiate che appunto quest'uomo ha un'altra donna o semplicemente anche un'altra frequentazione. Quindi non è una persona che si può, diciamo, definire completamente single. Questo chiaramente non significa che questa persona sia follemente innamorata appunto di quest'altra donna, perché è una regina di spade, quindi in realtà non è una donna che lo attrae particolarmente da un punto di vista fisico, né tantomeno da un punto di vista sentimentale, poiché la regina di spade denota sicuramente molta freddezza. È una donna che deve ovviamente aver attraversato momenti molto negativi della sua vita, quindi anche delusioni, momenti di in qualche modo scoramento, perché è pur sempre una regina di spade, quindi una donna che ha il cuore trafitto, il cuore ferito. Ma ovviamente questa donna ha utilizzato gli insegnamenti che avrebbe dovuto ricevere nel suo passato in maniera, a mio avviso, decisamente negativa e non funzionale, poiché questa donna ha, diciamo, eretto una sorta di muro tra se stessa e gli altri, diventando, vi ripeto, una donna molto fredda, una donna molto algida, che obiettivamente si concede poco e concede poco di sé, sia da un punto di vista fisico, vi ripeto, che anche da un punto di vista sentimentale. Quindi in realtà è una donna che non dà a quest'uomo tutto ciò di cui lui avrebbe bisogno. Quindi anche se è una semplice frequentazione, o anche nel caso in cui sia, diciamo, uno di quei flirt mordi e fuggi che si usano creare per esempio sui social, è comunque una persona che non lo soddisfa. Quindi è una donna che ovviamente non ha le caratteristiche della sua donna ideale, vi ripeto, né da un punto di vista fisico né tantomeno da un punto di vista sentimentale. Quindi molto probabilmente questa è una donna che rappresenta uno svago oppure è rappresentata sin da subito una grande delusione. È una donna abbastanza, diciamo, grande per quanto riguarda l'età, quindi potrebbe avere un'età anagrafica dai 40 anni in su. Quindi è una donna piuttosto matura, almeno così dovrebbe essere. Potrebbe essere una divorziata, una separata o una vedova. Comunque una donna potrebbe avere addirittura anche dei figli, quindi potrebbe essere madre. Ma in realtà, vi ripeto, è una donna che obiettivamente non lascia dietro di sé una scia di fascino. È una donna molto fredda, una donna molto dura. È una regina di spade però, quindi potrebbe diventare una acerrima nemica, poiché è una donna molto gelosa e soprattutto caratteristica appunto delle regine di spade, è una donna obiettivamente molto gelosa e possessiva. Le carte di spade in questo mazzo ci appunto riportano alla storia d'amore tra appunto amore e psiche. Amore è figlio appunto di Venere, vedete infatti che qui viene indicata proprio appunto Venus, quindi Venere,
che si innamora appunto della giovane e bellissima Psiche. Ma ovviamente Venere è molto gelosa di Psiche, non soltanto della bellezza di questa ragazza, ma anche del rapporto che ha con il figlio, che sembra veramente aver perso la testa. Di conseguenza crea a Psiche non poche difficoltà per riuscire in qualche modo a, diciamo, saggiare il sentimento che Psiche ha nei confronti del figlio, cercando di sottoporla veramente a tante prove e anche estenuanti. Ovviamente Psiche le supera tutte con appunto l'aiuto di Cupido, di amore, e di conseguenza questa coppia ha sicuramente un lieto fine. Però obiettivamente, con appunto questa regina di spade in questa posizione, obiettivamente questa persona ha un, vi ripeto, elemento di controllo non indifferente. Quindi è una donna, vi ripeto, gelosa, che potrebbe controllare tranquillamente le chiamate, messaggi, chat, telefonate, qualsiasi cosa, anche per esempio i social nel caso in cui quest'uomo ce li abbia. È una donna che potrebbe addirittura anche controllarlo per esempio sul lavoro piuttosto che tra le sue amicizie. Quindi è chiaro che i personaggi di spade rappresentano e rasentano una gelosia, a mio avviso direi quasi patologica. Quindi è una donna di cui comunque lui ha timore, proprio perché, vi ripeto, è una donna che potrebbe diventare una acerrima nemica. Per esempio, nel caso in cui loro due si siano impegnati in una convivenza o addirittura in un matrimonio, potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote, e non poco da un punto di vista economico e finanziario. Quindi è una donna che potrebbe appunto mettere molto alla prova la vostra frequentazione, proprio come appunto ha fatto Venere con il figlio Cupido e la bellissima e giovanissima Psiche. D'accordo? Quindi è una nemica, è una rivale. Ora, Venere ovviamente era la madre di Cupido, quindi non la compagna o comunque una donna che Cupido aveva al suo fianco da un punto di vista erotico. È la mamma, quindi in realtà anche in questo caso, per alcuni di voi, questa posizione potrebbe rappresentare una figura materna estremamente ostacolante, a cui voi non piacete particolarmente, voi ma qualsiasi altra donna al fianco del figlio. Quindi qui c'è una nemica come energia, però ovviamente femminile, quindi una donna che però, ragazzi, è una regina, quindi ha un ruolo fondamentale nella vita di quest'uomo, quindi proprio come Venere aveva un ruolo fondamentale nella vita di Cupido perché ne era la madre, e quindi è una donna che ha potere decisionale anche molto importante nei confronti del figlio e nei confronti delle sue scelte sentimentali. Di conseguenza è una donna che potrebbe in qualche modo, vi ripeto, mettervi i bastoni fra le ruote. Quindi ovviamente come prima istanza è un'altra donna, quindi è la vostra diretta rivale, quindi è un'altra compagna più o meno ufficiale. Per alcuni di voi potrebbe però rappresentare invece appunto una figura materna, però anche in questo caso fortemente ostacolante. D'accordo? Vediamo però a questo punto i pro della situazione, cioè che cosa quest'uomo vede ancora di bello in voi e nel vostro rapporto. E qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, questa è una persona assolutamente insoddisfatta e fortemente annoiata. Il 4 di coppe è una carta, forse direi anche la peggiore tra le carte di coppe, perché rappresenta la noia, l'apatia, la mancanza di stimoli da un punto di vista, ve l'ho detto, erotico, ma anche da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Ovviamente questa è una persona infelice, d'accordo? E questo è l'elemento positivo fra di voi, perché? Perché voi rappresentate il risveglio, la liberazione, vedete, da delle catene che obiettivamente stavano diventando troppo strette, che facevano quasi in qualche modo soffocare, sentire soffocata questa persona, stretta in una morsa di un rapporto che questa persona obiettivamente non vuole più. Le carte di coppe rappresentano la storia di Tristano e Isotta, una storia purtroppo non a lieto fine. Una storia tra due persone che comunque si sono amate, desiderate all'inizio della loro conoscenza,
Ma poi sappiamo che appunto Isotta ha sposato il re Marco, che era tra l'altro lo zio di Tristano, e Tristano ha sposato a sua volta Isotta dalle bianche mani. Quindi non Isotta la bionda, per intenderci, la protagonista della storia, ma un'altra donna che assomigliava a Isotta la bionda, anche ovviamente nel nome, ma obiettivamente non era lei. Di conseguenza il loro rapporto si è andato deteriorando sempre di più, fino a che appunto poi i due amanti vengono traditi dalla moglie appunto di Tristano, da Isotta, dalle bianche mani, che ne provocherà appunto la morte di entrambi. Quindi questo rapporto con questa donna è partito, a mio avviso, all'insegna di un ricordo, il vostro ricordo. Cioè, quest'uomo cerca in tutte le donne che frequenta, vi ripeto ragazzi, potrebbe essere anche semplicemente una frequentazione social, una donna che comunque ha delle caratteristiche molto simili a voi, che però non è voi, proprio come fece appunto Tristano, che cercò una donna simile a Isotta la bionda, in Isotta dalle bianche mani, ma non era lei e quindi non riusciva ad amarla e non è mai riuscito ad amarla. Di conseguenza, in questo caso, quest'uomo si sente prigioniero di un rapporto che magari inizialmente, o vi ripeto, di una frequentazione che inizialmente voleva, ma che in qualche modo poi si è rivelata assolutamente sbagliata, proprio perché stava evidentemente cercando qualcuno che vi sostituisse o che vi somigliasse. Ma è stato un grave errore, perché obiettivamente ognuno di noi è unico. E la cosa peggiore è cercare di dimenticare una persona cercandone un'altra che possa avere anche soltanto una caratteristica simile. Perché le persone non sono state mai clonate, almeno sino ad ora. Di conseguenza è chiaro che questa persona ha fatto una scelta veramente sbagliata. Ok? E ora se ne rende conto. Perché il 4 di coppe, vi ripeto, rappresenta proprio anche la tristezza d'animo, rappresenta la solitudine. Rappresenta, vi ripeto, l'insoddisfazione, rappresenta la noia, la mancanza di amore, desiderio, erotismo, vicinanza fisica. Questa persona, quest'uomo ha bisogno di un amore autentico e ha bisogno di vivere una relazione che non sia superficiale come quella che lui ha vissuto sino ad ora. Quindi voi rappresentate per questa persona un elemento di rottura rispetto a queste frequentazioni o a questa frequentazione particolare che per lui rappresenta un momento appunto di noia, di apatia e un grande errore, perché chiaramente questa persona sta riguardando, rivedendo tutto il suo passato e quindi anche il rapporto con voi e tende a paragonare il rapporto che lui ha avuto con voi con il rapporto che ha con questa donna tutt'oggi. È un rapporto assolutamente fallimentare. D'accordo? Quindi voi rappresentate per questa persona un ricordo meraviglioso, parliamo di coppe, quel passato che lui vorrebbe tutt'oggi potesse in qualche modo appunto rinascere, perché ad oggi questa è una persona fortemente, vi ripeto, insoddisfatta e annoiata. Vediamo un po' che cosa ha nel cuore quest'uomo in riferimento al vostro rapporto. Un'altra carta di coppe, ragazzi, 10 di coppe, questa persona vuole tornare con voi, assolutamente. Non c'è dubbio. Allora, possiamo già anche rispondere a una parte, ovviamente, della domanda iniziale della stesa, cioè se questa persona vuole ancora avere un contatto con voi, vorrebbe tornare con voi, assolutamente sì, qui abbiamo il 10 di coppe. Quindi qui abbiamo obiettivamente una storia che non è mai stata dimenticata da questa persona. Voi non siete mai passate di mente da questa persona, ma neanche ovviamente non avete mai abbandonato il suo cuore. Questa è una persona che vuole chiudere un ciclo, 10 di coppe, quindi chiudere con un ciclo presente nella sua vita, quindi con questa regina di spade, questo 4 di coppe, per iniziare appunto un nuovo percorso che sia soddisfacente da un punto di vista emotivo, emozionale, sentimentale, che rappresenti l'abbondanza, che rappresenti quella vivacità, quella vitalità, non solo da un punto di vista fisico, ma anche sentimentale. Questa persona vuole ricominciare a vivere. Questa è una persona spenta, molto spenta nel presente. E il ricordo che ha di voi, anche nel caso in cui possiate ancora vedervi,
È per questa persona un elemento fondamentale che lo tiene probabilmente ancora in vita, che fa capire a questa persona che l'amore può esistere, che l'amore c'è. Tiene in vita la fiducia che questa persona ha nei sentimenti e nell'amore. Quindi vi ripeto, qui abbiamo 10 di coppe. Questa è una persona che vuole e vorrebbe assolutamente ricominciare il rapporto con voi. Quindi chiudere un ciclo ovviamente del presente, per ricominciare una nuova vita e quindi cambiare pelle. Il 10 di coppe però ci parla anche, come un po' tutte le carte di coppe, della richiesta di perdono, quindi evidentemente questa è una persona che sa che nei vostri confronti potrebbe aver sbagliato molto e quindi si sente nella necessità di chiedervi perdono, nella necessità di ricominciare il rapporto con voi sotto nuove basi, chiudere un ciclo anche per quanto riguarda dei suoi comportamenti, delle abitudini che questa persona magari poteva avere con voi nel vostro rapporto e che potrebbero aver causato la vostra rottura. Quindi questa è una persona che vuole assolutamente ricominciare il rapporto con voi. Ma vi ripeto, sotto nuove basi, sotto nuovi auspici, perché questa persona sa che qualcosa non è stato fatto bene, evidentemente anche da lui. Quindi potrebbe anche volersi scusare con voi, potrebbe anche volervi chiedere perdono. In questa posizione abbiamo il contro della situazione. Quindi, perché questa persona obiettivamente sino ad ora non si è ancora mai fatta avanti? O comunque che cosa lo spaventa? Che cosa obiettivamente lo turba? Al di là, della presenza di questa regina di spade. E qui abbiamo il re di spade. Allora, ragazzi, questa è una persona che ha la consapevolezza, anzi quasi certezza, che voi abbiate un altro uomo nella vostra vita. Quindi, questo uomo teme di avere un rivale, ecco qui, particolarmente agguerrito, che quindi possa creare ovviamente delle enormi difficoltà. In questo caso, questa persona pensa di non riuscire in qualche modo a combattere e a vincere contro quest'altro rivale. Quindi pensa che sia obiettivamente un rivale troppo potente rispetto alle sue possibilità. Quindi qualcuno che in qualche modo potrebbe appunto cercare di soffiargli il posto al vostro fianco o che già ci è riuscito, proprio come nel caso appunto di Adone nei confronti appunto di Psiche. Quindi in questo caso è un rivale piuttosto impegnativo. Nel caso in cui voi in realtà non abbiate nessuno, questa persona è convinta che voi abbiate qualcuno al vostro fianco, o che stiate semplicemente frequentando un'altra persona. Quindi, in realtà, guardate ragazzi che è molto significativa questa cosa, cioè che cosa lo blocca? Non la regina di spade, quindi la donna che lui ha al suo fianco. Ovviamente potrebbe rappresentare una scelta più logica, bensì l'uomo che voi avete al vostro fianco, quindi un rivale. Quindi pensa, vi ripeto, o di non essere all'altezza rispetto a quest'uomo, oppure che voi non andiate mai a scegliere lui rispetto a quest'altro uomo. Quindi in realtà questa è una persona che vorrebbe un rapporto di coppia con voi, 10 di coppe, un rapporto alla luce del sole, perché non è un 5 di coppe, qui abbiamo proprio un 10 di coppe, ragazzi, quindi non vuole usarvi, tra virgolette, come, prestatemi il termine, amante, ok? Quindi vuole un rapporto di coppia, ma teme la presenza, sì, marginale di questa regina di spade, ma in particolar modo il re di spade. Quindi in realtà, nel caso in cui voi non abbiate nessuno, non stiate frequentando nessuno, è ovvio che sarebbe il caso, evidentemente, di far arrivare a questa persona, nel caso in cui voi abbiate interesse di iniziare una storia con quest'uomo, ma credo proprio di sì, visto che siete in questa stesa, far arrivare appunto alle orecchie di quest'uomo che voi obiettivamente invece non avete nessuno, perché questa è una persona che ha il sospetto che voi appunto possiate avere un altro uomo al vostro fianco.
Se avete, per esempio, la possibilità di incontrare questa persona o anche semplicemente di parlarci, per esempio, iniziate una conversazione con una banale battuta che possa però ricondurre al fatto che voi siate single. Vi faccio un esempio, ok? Oppure sui social postate un riferimento al fatto di essere, per esempio, single. Quindi non qualcosa ovviamente di strappalacrime, ma sicuramente qualcosa che induce questa persona a capire che voi in realtà siate libere. Perché, vi ripeto, questa è una persona che ha la convinzione che voi abbiate qualcuno al vostro fianco. O nel caso in cui voi ce l'abbiate, questa persona lo conosce, sa di lui. Quindi obiettivamente è una figura che lo infastidisce e di cui tra l'altro Spade lui è molto geloso e che sa essere molto geloso di voi. Quindi teme in qualche modo una sorta di zuffa tra lui e quest'uomo. D'accordo? Quindi qui c'è proprio un'energia maschile che in qualche modo lo sta bloccando ed è un rivale diretto. D'accordo? Inoltre, nel caso in cui appunto questo re di spade rappresenti un reale compagno che voi appunto possiate avere al vostro fianco, ecco, quest'uomo teme che possa diventare un acerrimo nemico, iniziando una sorta di battaglia al dispetto, diciamo, nel caso in cui per esempio voi siate fidanzate o sposate o conviventi, per cercare appunto di mettere i bastoni fra le ruote anche per esempio in sede di separazione, piuttosto di divorzio, piuttosto che di allontanamento. Cioè teme che questa persona possa creare una sorta di dispetti che possano in qualche modo rendere anche pesante e difficile la vostra stessa vita. Quindi teme che possa diventare appunto un nemico particolarmente ingombrante e importante. Quindi teme in qualche modo anche per la vostra stessa, diciamo, incolumità, per il vostro benessere. Perché in qualche modo, vi ripeto ragazzi, i personaggi di spade possono diventare particolarmente vendicativi e anche particolarmente aggressivi. Quindi teme ovviamente che possiate andare incontro a delle problematiche di qualsiasi genere. E questa persona cerca ovviamente non solo di tutelare se stessa, ma anche voi. E questo ovviamente chiaramente gli fa onore. D'accordo? Nel caso in cui, ragazze, mi raccomando, sia veramente così, cioè nel caso in cui voi abbiate al vostro fianco una persona particolarmente gelosa, possessiva, ossessiva direi, e appunto che possa aver già dimostrato degli atteggiamenti di aggressività, io, ragazze, ve lo ripeto e ve lo ripeterò fino allo sfinimento, cercate di tutelare voi stesse. Mi raccomando, prestate la massima attenzione. Cercate di allontanarvi al di là dei tremendi, tremendi fatti che sono accaduti purtroppo in Italia negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che però obiettivamente vanno avanti veramente da troppo tempo, da troppo tempo. Cercate di stare attente, di prestare attenzione, di allontanarvi senza possibilità di ritorno da persone potenzialmente aggressive e che hanno già mostrato dei lati particolarmente spigolosi del loro carattere, del loro temperamento, quindi gelosia, controllo, possessività e aggressività. Mi raccomando. Ok, questo io ci tengo sempre a ribadirlo. Ragazze, tutelate la vostra vita. Ok? Questo sempre, mi raccomando. Allora, in questa posizione, ovviamente ci occuperemo dell'ambiente, l'ambiente che circonda, l'entourage, questa persona. Ok? Quindi amici, parenti, colleghi, se possano essere o meno di ostacolo, di aiuto al vostro rapporto. Un'altra carta di coppe, questa volta però abbiamo l'otto di coppe. Allora, no, l'ambiente che lo circonda, quindi entourage, amici, parenti, colleghi, non vi aiutano, perché l'otto di coppe rappresenta un ambiente vincolante.
È una carta di grado pari, quindi un 8 in particolare, che appunto deriva da un 4 più 4, una stabilità, guardate, che ristagna, che annoia e che rende la persona profondamente insoddisfatta da ogni punto di vista. Quindi questa è una persona che ha bisogno di respirare, perché si sente veramente ingabbiata in un rapporto che non vuole. 4 di coppe, 8 di coppe. Questa persona avesse la classica bacchetta magica, sarebbe già fuggita, cioè è una persona che ha un bisogno tremendo di scappare. Questo ovviamente perché qui parliamo, ve l'ho detto già dall'inizio ragazzi, di una regina di spade, quindi una donna vincolante, una donna pesante, una donna che non ha nessuna attrattiva da un punto di vista fisico, da un punto di vista sentimentale, quindi questa è una persona profondamente stanca, è una persona che vorrebbe fuggire. Okay? E qui con questo 8 di coppe, questa è una persona che chiaramente ha veramente la necessità, in qualche modo, di liberarsi da un rapporto che questa persona non vuole più. Vi ripeto, le carte di coppe rappresentano la storia di Tristano e Isotta. L'8 di coppe rappresenta iconograficamente la fine di questa storia, siamo alle ultime battute dove appunto Tristano e Isotta vengono traditi appunto dalla moglie di Tristano, Isotta dalle bianche mani, e di conseguenza qui abbiamo un Tristano morente a cui poi seguirà appunto il suicidio della stessa Isotta. Ecco, Tristano anche in momento di morte si sente liberato, perché in realtà non è mai riuscito a viversi a pieno questo rapporto così bello con l'unica donna che abbia mai realmente amato, e di conseguenza si trova ora impegnato in un altro rapporto con una donna che obiettivamente non ama. Quindi come se in qualche modo questa persona si senta liberata in questo ultimo tragico gesto finale. È chiaro che in questo caso è una metafora che porta ovviamente alla riflessione. Riflessione sulla necessità di chiudere, come vi ho detto con il 10 di coppe, questo rapporto in essere che non ha più ragione d'esistere, non sacrificando ovviamente la propria salute, il proprio benessere e la propria vita, questo ragazzi ci mancherebbe, ma semplicemente allontanando questa persona, decidendo di chiudere, d'accordo? Quindi ovviamente chiarendo con questa regina di spade cosa c'è che obiettivamente non va più nel loro rapporto e prendendo una definitiva decisione. Le carte di grado 8 ci parlano di riflessione, una riflessione che porta alle carte di grado 9, quindi al benessere, all'abbondanza e quindi alle carte di grado 10, cioè la chiusura definitiva di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi questa è una persona che, vi ripeto, è ingabbiata in un rapporto che non vuole più, è una persona pronta veramente ad allontanarsi perché si rende conto che obiettivamente è un rapporto che fa più male che bene, perché obiettivamente, vi ripeto, non ci sono basi né da un punto di vista fisico né da un punto di vista sentimentale, ma questa persona si sente purtroppo, vi ripeto, vincolata anche per esempio dalle stesse famiglie. Per esempio potrebbe essere una coppia che ha, diciamo, come presenza direi piuttosto invadente le famiglie di entrambi, che in qualche modo invece fanno il tifo per la loro coppia, per il loro rapporto. Quindi obiettivamente in questo caso, con questo 8 di coppe, questa persona vorrebbe, vi ripeto, volare via, vorrebbe fuggire via lontano con la donna che ama. Ma in questo caso sa che il sacrificio, che comunque tutto ciò che ne comporta, è ovviamente qualcosa che potrebbe pagare a caro prezzo, perché vi ripeto che i personaggi di spade sono fortemente vendicativi. Quindi è chiaro che questa persona sa che deve ancora temporeggiare, che le tempistiche potrebbero essere addirittura ancora lunghe e che l'ambiente che lo circonda in qualche modo potrebbe ostacolarlo. Probabilmente, vi ripeto, perché magari le famiglie rispettive fanno il tifo per questa coppia, oppure potrebbero esserci appunto in qualche modo degli amici che non lo aiutano, che non consigliano bene questa persona, o anche un fratello, una sorella o dei colleghi che potrebbero in qualche modo appunto lasciarsi andare al pettegolezzo, alle maldicenze, alle malelingue, senza però portare ad una risoluzione della questione.
Quindi vi ripeto, questa persona ha la piena consapevolezza, ma ve l'avevo già detto con questo 10 di coppe, che chiaramente deve cambiare qualcosa della sua vita perché così non può andare avanti. Ma sa anche che purtroppo, anche nel momento in cui riesca a riavvicinarsi a voi, potrebbe doverlo fare 8 di coppe, cioè mantenendo due relazioni inizialmente parallele, perché l'8 di coppe rappresenta la carta anche del tradimento, quindi del vivere due situazioni parallele. Quindi attenzione nel caso in cui la risposta sia positiva, cioè nel caso in cui questa persona voglia tornare da voi o possa compiere comunque qualche piccolo gesto, potrebbe tornare inizialmente come una persona impegnata, perché ovviamente non vede per ora nel presente molta via di uscita. Carta fondamentale, cerchiamo di capire appunto da un punto di vista strettamente karmico qual è il rapporto che ancora vi lega a questa persona. E qui abbiamo, che bello, la carta del mago, l'amore tra Merlino e Vivienne. Allora, un amore un po' particolare, perché chiaramente Mago Merlino si innamora perdutamente di questa giovane allieva a cui appunto insegnerà tutte le arti e armi del mestiere, che poi obiettivamente lo intrappolerà proprio con una sua pozione magica, con un suo incantesimo, proprio perché in realtà Vivienne non era ovviamente legata a Merlino da amore, ma cercava semplicemente di circuirlo per carpire i segreti appunto del mestiere. E dopo molto tempo appunto Merlino riuscirà a liberarsi da questo incantesimo, ovviamente rendendosi conto che il mago più potente del mondo, ovviamente dell'allora mondo conosciuto, in realtà è stato beffato da quello che è in realtà il potere più grande, cioè l'amore, perché appunto è stato ingannato. Allora, in questo caso però sicuramente Mago Merlino appunto riuscirà a liberarsi dalla trappola in cui è caduto e ricominciare tranquillamente la propria vita. Tra l'altro appunto Merlino ha la possibilità comunque ancora di innamorarsi e di proseguire la propria lunghissima esistenza al fianco del suo amato Re Artù. Allora, è chiaro che in questo caso però tra di voi c'è un rapporto magico, ragazze, quindi una magia che ovviamente rappresenta proprio la carta del mago, cioè la capacità di in qualche modo condurre le forze, le energie dai piani superiori, ovviamente alla concretezza della quotidianità tangibile ed empirica. Cioè voi rappresentate per questa persona i sogni, tutto ciò che quest'uomo desidera in una donna e di una donna, e li concretizzate nella vostra persona. Quindi voi rappresentate tutto ciò che quest'uomo cercava in una donna e siete obiettivamente una donna che lo ammalia, al punto, proprio come Merlino, in qualche modo di sentirsene quasi abbagliato. È come se voi a volte riusciste a far perdere un po' a questa persona i confini del reale. Cioè questa persona a volte potrebbe arrivare a correre un rischio, appunto, quindi azzardare un po' troppo per poter in qualche modo appunto giungere a voi e comunque godere di nuovo del vostro rapporto. Ma il vostro è un rapporto ovviamente inscindibile, perché parliamo della carta del mago, che è il primo arcano maggiore. Quindi è come se in qualche modo questa persona si sentisse sempre innamorata di voi come il primo giorno, come la prima volta che vi ha visto, che vi ha parlato, che in qualche modo vi ha guardato e vi ha sorriso, proprio come accade tra Merlino e Vivienne. Quindi obiettivamente tra di voi c'è un rapporto molto bello, che si sente sempre rinnovato nei desideri, nelle speranze, anche proprio nei sogni. Cioè questa è una persona, ragazzi, che vi pensa veramente tanto, io ve l'ho già detto dall'inizio, a prescindere da queste presenze obiettivamente ostacolanti, ma questa è una persona che vi pensa tanto, che vi ha sempre desiderato e che non vi ha mai dimenticato. Questo è uno di quei rapporti veramente che a mio avviso possono procedere per tantissimo tempo, anche per tantissimi anni.
E qui abbiamo una carta però di concretezza, cioè questa persona vuole tornare da voi, vuole agire, cioè l'intento del mago, vi ripeto, è di trasformare i propri sogni in realtà tangibile. Quindi questa persona sicuramente vuole scrivervi, vuole chiamarvi, vuole vedervi, perché il mago rappresenta proprio anche le comunicazioni, quindi tutto ciò che dà inizio ad una nuova storia, ad una nuova frequentazione, quindi al rinnovamento, alla riappacificazione. Ve l'ho detto con il 10 di coppe che questa persona potrebbe volervi chiedere perdono per qualcosa che evidentemente non ha fatto di propriamente giusto e pulito nei vostri confronti. Di conseguenza, in questo caso, qui abbiamo obiettivamente un rapporto molto bello che prevede obiettivamente tante caratteristiche che vi vedono come due anime gemelle. Quindi obiettivamente siete molto simili, quindi avete le stesse potenzialità, come nel caso appunto di Merlino e Vivien, che erano appunto due maghi che sapevano manovrare le energie cosmiche. Quindi in realtà questa persona sa che voi potreste andare di nuovo d'accordo, che il vostro rapporto potrebbe in qualche modo ridargli vita, quindi permettergli di ricominciare tutto da capo. Quindi vi ripeto, un rapporto bellissimo il vostro, frizzante, passionale, anche un po' folle, ma comunque un rapporto che merita di essere vissuto e di ricominciare. Quindi voi piacete veramente per tutti gli aspetti a questa persona, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista assolutamente mentale. Allora, vediamo un po' a questo punto il consiglio che vi viene dato dagli arcani, cioè che cosa voi dovreste, potreste fare. Vediamo un po', e qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, cercate ragazze di perseverare, perché il 7 di bastoni ci parla comunque di tempistiche piuttosto lunghine, ma obiettivamente ci parla sicuramente anche, direi forse in prima battuta, di nemici abbastanza potenti. Guardate questo drago. Quindi in questo caso obiettivamente questa persona sa che il vostro rapporto potrebbe essere particolarmente osteggiato, ostacolato, ve lo dicevo già con quest'otto di coppe. Di conseguenza questa persona teme che ovviamente per potervi rivedere, ricostruire il vostro rapporto, necessiti di particolare coraggio. In questo mazzo le carte di bastoni rappresentano la storia tra Sigfrido e Brunilde. Brunilde era la figlia prediletta ovviamente del dio Odino, e addirittura Brunilde sfidò lo stesso padre proprio perché non era assolutamente d'accordo con quella che era una decisione che reputava assolutamente crudele, e di conseguenza salvò la vita ad un bambino che poi, dopo ovviamente molti anni, divenne appunto il giovane Sigfrido di cui lei stessa si innamorò. Quindi obiettivamente l'aver agito con coraggio, aver sfidato addirittura il suo stesso padre, che era appunto il dio Odino, rappresentò per lei la sua vera fortuna, o comunque il suo coraggio venne premiato proprio perché trovò il suo grande amore in Sigfrido, quel bambino che lei aveva risparmiato tanti anni prima. Quindi è chiaro che in questo caso questa persona, ma anche voi, sa, quindi sapete, che il vostro è un rapporto che comunque necessita di coraggio e di perseveranza, ed è questo quello che vi viene consigliato anche dagli arcani. Questo perché obiettivamente per riuscire in qualche modo a vivere di nuovo, a rivivere questo rapporto, è necessario agire concretamente bastoni. Attraverso cosa? Attraverso i discorsi, i dialoghi, gli incontri, gli approcci, i contatti, il vedersi, l'incontrarsi, quindi avere comunque una vita dinamica e intensa che possa permettere a questa persona di aprirsi a voi, quindi di parlare, di collaborare, di dialogare, di portare avanti delle trattative che possano in qualche modo appunto permettervi di ritornare in una certa confidenzialità e quindi complicità. Nel senso che potreste, per esempio, nel caso in cui frequentiate la stessa palestra, cercare comunque l'escamotage giusto per potervi incontrare, magari alla stessa ora.
Nel caso in cui, per esempio, siate colleghi di lavoro, cercate il modo per poter collaborare con questa persona. Quindi cercate comunque di non interrompere né i colloqui né le possibilità di incontrarvi, perché questo potrebbe ovviamente portare ad un allungarsi ovviamente del vostro rapporto, non ad una chiusura, perché con questo mago direi che il vostro rapporto, vi ripeto, difficilmente andrebbe mai a chiudersi perché voi piacete troppo a questa persona, però obiettivamente potrebbe allungare i tempi, perché il 7 di bastoni ci può parlare di ritardi. Quindi per evitare che ci siano troppi ritardi, cercate di assicurarvi un posto, diciamo, nella vita di questa persona più quotidiano, quindi più ricorrente. Nel caso in cui, per esempio, voi sappiate che questa persona fa jogging in un determinato orario e in un determinato luogo, cercate eventualmente di frequentare anche voi questo luogo in un determinato orario, in un determinato momento della giornata. Ovviamente, ragazzi, senza dare l'impressione che voi stiate in qualche modo avendo un comportamento da stalker nei confronti di quest'uomo, ma cercate obiettivamente di far capire a questa persona che siete comunque ancora disponibile al dialogo. Parliamo di bastoni, quindi non di coppe, cioè non vi dovete gettare tra le braccia di questa persona, assolutamente no. Cercate di, diciamo, in maniera molto furba, portare il tutto su una sorta di casualità, che però in realtà non è una casualità. Quindi cercate anche di fare delle sorprese a questa persona che porteranno sicuramente ad un importante riavvicinamento. Quindi cercate di non chiudere le conversazioni e i momenti e i motivi di comunicazione. Quindi agite con coraggio e con fermezza, perché magari anche dopo tanto tempo, proprio come accadde a Brunilde, il vostro rapporto potrebbe proprio andare a riprendere. Ma ci vuole ovviamente coraggio, fermezza. Quindi cercate di in qualche modo agire, capendo che sicuramente il vostro non è un rapporto semplice da riprendere, questo sicuramente. Ma obiettivamente ha una base fondamentale, che è l'amore, perché tra voi e questa persona non è mai venuto meno, vi ripeto, né il sentimento né l'attrazione fisica. Parliamo obiettivamente di bastoni, d'accordo? Quindi agite senza esitare, perché voi piacete ancora molto a questa persona, però vi ripeto, non vi si sta dicendo di fargli la serenata piuttosto che di scrivergli messaggi strappalacrime. Cercate di in qualche modo iniziare a rivedere questa persona, magari una volta in più, di risentire questa persona magari una volta in più, mettendo ovviamente il tutto sul piano dell'amicizia e della casualità. D'accordo? Quindi non lasciate trapelare immediatamente un sentimento, non è un asso di coppe, d'accordo? Però comunque cercate di non interrompere proprio il contatto concreto e visivo con questa persona. D'accordo? A questo punto, ovviamente, arriviamo all'ultima posizione, la posizione finale, cioè che cosa nell'immediato futuro accadrà tra voi e questa persona, quindi se c'è la possibilità di riprendere appunto il vostro rapporto. Allora, in questo caso abbiamo la carta dell'eremita, sì, ma tra diverso tempo. Allora, la carta dell'eremita ci parla sicuramente di un seme che comunque è stato gettato, quindi un seme importante, un seme fondamentale, che comunque rappresenta sicuramente, come nel caso di Abelardo ed Eloisa, un grandissimo amore. Un amore che però obiettivamente è un amore importante, un amore interiorizzato, è un qualcosa che sicuramente è destinato, vi ripeto, a procedere con successo, ma è un successo estremamente lento. Quindi non vi aspettate, con la carta appunto dell'eremita, da parte di questa persona, un gesto particolarmente eclatante che possa in qualche modo appunto portare alla ripresa del vostro rapporto. La storia tra Belardo e Eloisa è una storia, a mio avviso, veramente molto bella, perché è una storia che sicuramente fece particolarmente scandalo, tra l'altro una storia vera, quindi un rapporto d'amore che fece particolarmente scandalo tra Abelardo, che era un uomo di grande cultura, un filosofo, uno scrittore e soprattutto un teologo, un brillante teologo,
che ebbe appunto come allieva Eloisa, di cui ovviamente lui si innamorò perdutamente, ovviamente ricambiato. È chiaro che, vi ripeto, fu un amore assolutamente scandaloso. Tra l'altro, addirittura Belardo fu anche brutalmente castrato, proprio perché obiettivamente il rapporto con Eloisa fu visto in maniera negativa, primariamente per la grande differenza di età, ma anche per il ruolo che Abelardo avrebbe dovuto avere nei confronti di Eloisa. Però è chiaro che questo, però, vi ripeto, ragazzi, fu un amore talmente grande che portò a molti sacrifici. Tra l'altro, appunto, Eloisa decise di allontanarsi da Abelardo per non turbare e non creare un brutto arresto per quanto riguarda il successo nella professione di cui godeva appunto Abelardo. Abelardo, che comunque non ebbe mai nessun altro amore nella sua vita, continuò sempre ad amare la sua Eloise, ed Eloise continuò ad amare appunto Abelardo, al punto che addirittura preferì divenire badessa piuttosto che appunto dedicare il suo corpo, il suo cuore ad un altro uomo. Quindi continuarono sicuramente ad amarsi, e ovviamente fino alla fine, fino all'ultimo dei loro giorni. Quindi è chiaro che tra di loro ci fu un amore vissuto in maniera proibita inizialmente, quindi un amore nascosto, un amore, vi ripeto, a volte anche castrato nei tempi, nelle modalità, ma sicuramente un grande amore. Però vi ripeto, ragazzi, la carta dell'eremita è un arcano di movimento, lento ma movimento, quindi si riferisce a tutto ciò che è destinato a un'evoluzione, poco magari manifesta, ma profonda. Quindi vi ripeto, spesso io paragono la carta dell'eremita a un piccolo seme nella terra, che ormai c'è, che ormai in qualche modo deve semplicemente germogliare, che attraverserà l'inverno, che sarà magari coperto da una coltre di neve, ma lui c'è e continuerà a vivere finché germoglierà. Quindi l'eremita ci ricorda chiaramente che il tempo è giudice supremo della nostra vita, di tutte le cose, dell'amore, delle relazioni. Quindi con pazienza, con moderazione, con tenacia, ve l'ho detto anche prima, con il 7 di bastoni, sicuramente il vostro rapporto andrà a riprendere, andrà a riprendere. Ma, vi ripeto, con pazienza, con costanza. Quindi, come vi dicevo, con il 7 di bastoni, non abbandonate la speranza di poter rivedere, rivivere un rapporto con questa persona. Proprio perché questa è una persona che è demotivata, è stanca, è provata da tutto quello che ha vissuto sino ad ora. È una persona che tende anche molto all'isolamento, perché l'eremita ci parla anche di questo. Ma è una persona che non vi ha mai dimenticato e mai lo farà. Quindi potrebbero esserci anche momenti di chiarimento, momenti in cui parlerete molto. Ci saranno parole sagge e sincere, ci sarà una importante richiesta di perdono, un perdono che verrà dato a questa persona. Quindi vi ripeto, tutte le vostre iniziative avranno uno sviluppo lento, ma un esito positivo, perché la via ormai intrapresa è quella giusta, è quella corretta, quindi la fecondità c'è, ok? È sicuramente un amore puro, profondo, è un amore, vi ripeto, fatto non solo di importanza fisica ed erotica, ma anche di un sentimento che non è mai venuto meno, che è solido e che è destinato a durare nel tempo. Ragazzi, l'eremita con la carta della giustizia e la temperanza rappresentano gli arcani maggiori con i tempi più lunghi. Quindi questa è una persona che sa che qualsiasi decisione andrà a prendere sarà un per sempre. Quindi nel momento in cui questa persona andrà a scegliere di lasciare questa compagna o comunque questa donna che starà frequentando per poter tornare da voi e quindi farsi avanti definitivamente con voi, sarà una scelta definitiva. Ecco perché è una scelta che va meditata con cura, ok? Quindi è una carta che ci parla di silenzio, è una carta che ci parla di verità, di sentimenti purtroppo ancora nascosti, anche di un rapporto che in qualche modo, vi ripeto, come Abelardo e Eloisa, potrebbe in qualche modo inizialmente essere vissuto di nascosto, ma è un sentimento importante.
che necessita quindi di prudenza, di circospezione. Questa persona non vuole rovinare tutto e sa che ha bisogno di tempo. Quindi, in realtà, vi ripeto, è un arcano di movimento. Ragazzi, non perdete mai la speranza, ma è sicuramente un movimento, vi ripeto, lento. Probabilmente anche l'arcano che ha tempi prevedibilmente più lunghi rispetto quasi a tutti gli altri. Quindi ci potrebbe essere veramente un cambiamento importante nel vostro rapporto, addirittura in tempistiche che vanno tra i 6 mesi, addirittura anche a un annetto o anche a volte di più. Quindi è chiaro che voi potreste sicuramente rivedere, risentire questa persona, anche ovviamente in tempi più brevi, ma vi ripeto, un vero e proprio cambiamento nella vostra situazione, quindi un ritornare assieme come coppia, una scelta definitiva, qui ovviamente richiede tempistiche più lunghe, che vanno dai 6 mesi ad un anno o anche qualcosa di più. Questa è una carta che ci parla di un amore veramente molto bello, perché proprio come Abelardo e Elise non hanno mai cercato una persona che potesse sostituire l'amato, l'amata nel cuore di entrambi, così anche voi in realtà fate fatica a trovare un'altra persona. E avete capito voi, ma anche e soprattutto lui finalmente, che non deve cercare un'altra persona che vi sostituisca, ma che con prudenza, riflessione, riservatezza e fedeltà ai propri sentimenti riuscirà finalmente ad arrivare a ciò che vuole. Vi ripeto, ragazzi, il decorso è lento, ma sicuramente proficuo. Quindi, vi ripeto, questo rapporto andrà avanti, quindi il rapporto fra di voi è importante. Le scelte che si dovranno compiere sono molto importanti e dureranno per tutta la vita. Quindi, sicuramente le tempistiche sono molto lunghe. Quindi, tempistiche che, vi ripeto, possono andare dai 3-6 mesi addirittura ad oltre un anno. Quindi, sicuramente il vostro è un rapporto destinato comunque a riprendere, a ripartire. Ma il tutto avverrà, vi ripeto, in maniera lenta e probabilmente inizialmente appunto di nascosto, proprio perché potrebbe appunto causare uno scandalo, comunque vi ripeto, malelingue, quindi pettegolezzi, quindi qualcosa che potrebbe in qualche modo rendere la vita di entrambi un po' più difficoltosa di quella che in realtà entrambi vorreste e meritereste. Ok? Però vi ripeto, pensate al vostro amore come ad un amore struggente, ad un amore vero. Guardate in questo caso, appunto, come Abelardo sta disegnando la propria Eloise. Cioè, lui non smetteva mai di pensare alla donna che amava. Non ha mai smesso di pensare a lei, l'ha sempre amata. Pensate a quest'uomo e al fatto che comunque continuerà sempre, ovviamente, ad amarvi. Ed è la stessa identica cosa che accadrà a voi. Quindi il suo corpo, il suo cuore è comunque vostro e così vicendevole, d'accordo? Quindi è un grande amore, un amore importante che ovviamente, vi ripeto, troverà sicuramente sbocchi, anche se, vi ripeto, ovviamente particolarmente ostacolati e sicuramente anche con tempistiche un po' lente, ma qui sicuramente un risultato importante. Assolutamente c'è, ve lo ripeto, è una carta comunque molto bella ed è una carta molto positiva che ci parla, vi ripeto, di un grande amore che parte da una vita interiore che si sta guardando dentro, ok? Quindi questa è una persona che andrà ad ascoltare il proprio cuore e quindi farà la scelta giusta nel momento giusto, anche se però è chiaro che, vi ripeto, le tempistiche sono obiettivamente un po' lunghe, ma vi ripeto, è un amore che durerà sempre ed è un amore che si concretizzerà, però vi ripeto, ci vuole ovviamente del tempo, le cose non sono chiaramente così veloci e così facili, d'accordo? Allora, io vi auguro come sempre buona fortuna, cercate di essere forti perché in questo caso è appunto la storia di un grande amore, quindi
cercate comunque di avere forza, coraggio, tenacia, non interrompete la possibilità di vedere comunque questa persona, non perdetevi d'animo, anche se però purtroppo chiaramente qui le tempistiche, vi ripeto, sono piuttosto lunghe, ma ovviamente ci parlano comunque di un ritorno, anche se lento, ma di un movimento che sarà sicuramente molto proficuo e di scelte che dureranno questa volta per tutta la vita. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, voi sapete come sempre che io, ovviamente, dopo un certo lasso di tempo, rifaccio ovviamente le stese per tenere la situazione ovviamente sotto controllo. Di conseguenza, andremo a vedere prossimamente come sta procedendo questa storia. D'accordo? Di conseguenza, come vi ho detto appunto poco fa, mi raccomando, tenete duro e buona fortuna.